Estate 2019, sarà questa per i 25 bambini che hanno preso parte all'esperienza di Mondo Sport Camp un'estate italiana in tutti i sensi, come cantavano nelle notti magiche d'Italia 90 Edoardo Bennato e Gianna Nannini. Già, perché la notte magica è quella conclusiva dove tutti i ragazzi dormono sotto le stelle dandosi il saluto finale, mentre l'estate italiana vera è stata rappresentata da giornate soleggiate vissute all'insegna del grande caldo, ma soprattutto coltivando la passione sportiva inerente al gioco del calcio e non solo, perché Mondo Sport Camp, nelle figure di Milena Montanari e Gianluca Stambazzi, con il patrocinio del Comune di Pennabile e della Giovane Italia di Paolo Ghisoni, avvalendosi della preziosa collaborazione proprio del giornalista Sky e di Silvio Broli, degli allenatori Stefano Dadina, Richard Vanilli, Vincenzo Saladino, hanno voluto dare vita a un camp davvero speciale in tutti i sensi. Nella location Albergo Verde di Soane di Pennabile, ubicato nell'entroterra riminese, le attività sono state diverse: escursioni notturne nei boschi, tuffi nuotate nella piscina che offriva la struttura alberghiera, camminate, pranzi dentro la natura, conoscendo e rispettando l'ambiente, tema molto caro in questi ultimi anni anche al nostro paese. E infine regole ferree: guai a sgarrare, niente uso di cellulari, tablet e PC, via alla tecnologia odierna, sì alla coltivazione dello sport, misurandosi in campo e fuori, ritrovando e conoscendo lo stimolo del gioco, cosa naturale che dovrebbe tornare a caratterizzare la vita di ogni adolescente. Nel riquadro di questo Summer Camp passiamo ad ascoltare le interviste raccolte nell'ordine a Milena Montanari, Silvio Broli e Paolo Ghisoni. Milena Montanari, presidente di Mondo Sport Camp, con lei entriamo nell'atto finale di questa edizione del 2019. Com'è andata questa settimana vissuta a Pennabile? È stata una settimana molto intensa, con ragazzi che hanno veramente molte qualità. E siamo partiti un po' tardi con il camp, purtroppo, per svariati motivi. Abbiamo 25 ragazzini di varie età, però allenamenti molto intensi con allenatori che sono dei professionisti. Abbiamo Vanilli che ha fatto calcio vero, abbiamo l'allenatore del Milan che comunque ci ha seguito anche questa settimana nonostante non abbiamo avuto un brand quest'anno per nostra decisione e niente, ormai siamo arrivati alla fine. Penso che sia stata una bellissima esperienza anche per loro, perché comunque uniamo sempre il calcio alla natura. E quindi abbiamo fatto anche tantissime altre attività extra calcio, serali e allenamenti molto intensivi, perché allenamento mattina e pomeriggio e niente, spero che rimanga qualcosa a loro come è rimasto a me e di rivederli il prossimo anno. Da dove e come nasce la scelta di questa location? Ma la location è nata così a caso, nel senso che sono venuta qua su a pranzo e ci siamo innamorati del lago di Andreuccio. Abbiamo alloggiato presso l'hotel Lago Verde con persone eccezionali, perché sono stati veramente carini e gentili con noi, soprattutto anche con i bambini, e si mangia benissimo. E poi ci hanno dato la possibilità di fare anche piscina, quindi per i bambini è stato importante anche questo, perché abbiamo preso veramente delle giornate molto calde e abbiamo avuto l'aiuto dal comune, che ci ha dato la possibilità comunque di poter utilizzare i campi di Pennabile, che è una bellissima struttura, e speriamo il prossimo anno di poter rifare questo camp quassù. Il vostro programma non si è limitato solo alla socializzazione attraverso lo sport chiamato calcio, ma anche seguendo o realizzando delle escursioni al calare del sole nei paesaggi tra la natura che avvolge e caratterizza questi posti meravigliosi. Sì, infatti abbiamo fatto delle escursioni notturne in mezzo al bosco e i bambini le hanno apprezzate tantissime, anche perché comunque hanno visto e hanno sentito da parte delle guide cose che sicuramente non sapevano, e quindi torneranno a casa con delle conoscenze in più che potranno raccontare agli amici, ai genitori, quindi penso che sia stato molto apprezzato questo. Mondo Sport Camp è anche un camp con regole ferree: guai a sgarrare, abolizione di cellulari, computer, tablet per tutti gli iscritti. Sì, diciamo che questo è sempre stato un mio punto fisso, nel senso che una settimana credo che tutti possano stare senza un briciolo di tecnologia, e quindi ho sempre, sin dall'inizio, detto che
non avrei accettato cellulari e anche le televisioni in camera, anche perché si fanno talmente tante cose che poi alla fine si è talmente stanchi che o si va a dormire o comunque si ha modo di potersi rapportare tra di loro, perché non avendo quei mezzi lì parlano, giocano e si divertono e quindi si rapportano tutti insieme. Silvio Brolli, collaboratore della Giovane Italia, nonché amico di Mondo Sport Camp e di Milena Montanari e Gianluca Stambazzi, la sensazione è che anche lei in questa giornata di sole splendente abbia metabolizzato sensazioni positive vedendo e raccogliendo le espressioni di questi ragazzi. Racchiudiamo il tutto in tre semplici parole: sorrisi, professionalità e qualità. Innanzitutto Milena e Luca fanno sempre dei camp di grande qualità, direi soprattutto umana, anche se poi fortunatamente, come vediamo oggi con Paolo Ghigioni qui presente, c'è anche una qualità di giocatori alta, giocatori ex giocatori che hanno fatto i camp in passate stagioni con altre società, ma giocatori ragazzi anche che giocano in società dilettantistiche e professionistiche, e vedendo la qualità che hanno direi anche a un buon livello. Tema odierno, tanta tecnologia avvolge i ragazzi di oggi, ma per riportarli ad assaporare il valore vero dello sport cosa occorrerebbe fare? Beh, non è semplice, perché come hai detto giustamente tu, oggi le attenzioni sono attratte anche da altre situazioni. Il calcio è lo sport più bello del mondo, lo sappiamo bene, perché dà possibilità di creare, di inventare un qualcosa che sicuramente a livello di giochi elettronici non c'è questa possibilità. I ragazzi attraverso questi camp, soprattutto camp orientati a quello che è il discorso di pensare, di poter vivere in una maniera diversa queste settimane, che spesso vengono concepite come e interpretate come una settimana di vacanza, ovviamente, ma attraverso la qualifica degli allenatori che ci sono, non dimentichiamoci che comunque qui ci sono stati e ci sono attualmente allenatori anche della nazionale e gente competente come Luca, si può cercare di portare la testa dei ragazzi alla concentrazione per poter diventare giocatori. Non voglio dire con questo che tutti quelli che fanno parte di questo camp o di altri camp possano diventare giocatori, ma la concentrazione, l'abnegazione al lavoro, la voglia di poter inventare un qualcosa, di poter pensare liberamente, soprattutto di poter scegliere attraverso i principi, possano portare i ragazzi a fare qualcosa di interessante con la qualità che abbiamo visto. I camp a questo punto, riallacciandomi al suo discorso, rispetto al passato sono aumentati o diminuiti a suo avviso? Allora, i camp come numero in sé sono aumentati, è la qualità dei camp che cambia, perché di camp che vengono fatti senza grandi qualifiche ce ne sono veramente tanti, a partire da quelli senza nulla voler togliere a quelli degli oratori, a camp improvvisati. Sicuramente, ripeto, il numero è aumentato, anche perché non dimentichiamoci che i genitori spesso è un gioco forza, si trovano nella situazione di dover portare i ragazzi da qualche parte. Questi sono camp residenziali dove si può vivere qui, sicuramente sono camp che non possono essere alla portata di tutti a livello economico, questi come quelli di altre società, però attraverso questi camp si impara a stare in campo, ma si impara anche a vivere nella comunità, con i propri compagni di camera, si impara il rispetto, si imparano tante cose che poi servono nel campo e anche nella vita fuori. Ovvio che questi camp sono mirati al discorso del gioco del calcio. Bravi, devo dire, gli organizzatori di Mondo Sport Camp a far assaggiare, oltre al calcio, altre discipline sportive a tutti gli iscritti, sfruttando quello che la struttura metteva a disposizione, ad esempio la piscina. Ottimo strumento per tenere sempre in moto questi ragazzi. L'organizzazione, direi, se non perfetta, quasi perfetta. L'organizzazione perfetta non esiste, però hai detto bene, quasi perfetta, perché l'umanità che viene portata in questo caso, soprattutto mi viene da dire da Milena, è fondamentale in questi camp, perché non dimentichiamoci che ci sono ragazzini che sono ancora veramente molto 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 giovani e lontano dalla famiglia per una settimana non è facile stare. Il fatto di poter alternare appunto questi momenti di calcio ma anche momenti di svago come possono essere quello della piscina è sicuramente un modo anche per portare dei valori che possono essere quelli del rispetto del compagno, del rispetto della persona che c'è in piscina, nello stesso tempo ovviamente di farli divertire. Quindi anche questi momenti sono stati studiati, così come la serata sotto le stelle, per comunque avvicinarsi anche a quello che sono dei momenti che nella vita quotidiana
non possiamo vivere, perché magari siamo in città, siamo oberati dallo stress, e anche questi momenti per riportarli vicini alla natura sono momenti che credo che possano servire loro, in questo caso soprattutto nella vita, mentre i momenti che dicevamo prima, quelli della piscina, così come altri momenti nei quali si va in gita insieme, possono essere momenti anche per far capire il rispetto, la possibilità di vivere in un gruppo che non è cosa da tutti i giorni. Paolo Ghisoni, ideatore del progetto Giovani Italia, Penabilly, Mondo Sport Camp, giovani, divertimento e valori dello sport. Le sensazioni raccolte quest'oggi a tu per tu con i protagonisti. Cosa ha avuto modo di vedere e pensare? Ho visto un camp che mi piace molto per l'ambiente, per la serenità, per il messaggio che sta dando a questi ragazzi, magari poco reclamizzato rispetto a camp di club più rinomati, ma in realtà molte volte si dice che nella botte piccola c'è il vino buono, quindi credo di poter andare in questa direzione. Cose che mi piacciono sono innanzitutto i telefonini sequestrati. So che è una cosa che magari farà abbastanza ridere, anacronistica, però i ragazzi hanno bisogno di socializzare e credo che il calcio sia uno degli strumenti più aggregativi in assoluto. Grazie, prego, scusi, quindi l'educazione in tutte le parole e nei comportamenti dei ragazzi è un'altra cosa che è abbastanza demodé, ma che personalmente, avendo oramai superato gli ANT, apprezzo molto. E poi lo spirito del calcio che ci piace, quello un po' oratoriale. Peraltro un altro degli aspetti molto importanti che sto notando sono proprio le parole degli istruttori. Non c'è mai una critica, so che in un camp dovrebbe essere la norma, ma c'è sempre un incoraggiamento ed è una cosa molto europea. Quest'anno ho commentato la Youth League per Sky e vi dico che solamente sui campi italiani sentiamo urla di sostanzialmente allenatori che cercano di stimolare i ragazzi con rimproveri, quando in realtà il trend europeo, e poi si vedono anche i risultati, è quello di sempre cercare di essere molto vicini alle scelte delle giocate positive. Milena e Gianluca hanno scelto questa struttura anche per dare modo ai ragazzi di dilettarsi non solo nel calcio ma in varie discipline. Proprio questa varietà porta in un certo modo a pensare che questo camp sia davvero speciale. Vorrei il suo parere. Ma allora, bisogna sempre pensare e fare un distinguo su chi... C'è un signore che dice che chi sa solo di calcio non sa niente di calcio. Credo che il distinguo vada fatto soprattutto come messaggio verso chi ha aspettative su questi ragazzi, in primis i genitori. Devono vivere un'esperienza di camp, quindi aggregativa, quindi multidisciplinare, quindi con esperienze che normalmente non si fanno nell'ambiente di casa, nell'ambiente cittadino o comunque nella normalità. Quindi vivere un camp in questo senso riporta un po' indietro ai tempi delle colonie degli anni 60-70, oppure banalmente ai tempi dell'oratorio, dove c'era la possibilità non di specializzarsi nel calcio ma nello specializzarsi in tutto. E credo che sia un aspetto che dobbiamo assolutamente recuperare, al di là della quantità di ore di calcio giocato, che sicuramente potrebbe non mancare visto anche la maggior quantità di strutture a disposizione rispetto ai miei tempi, però una delle cose che sta mancando è proprio sgravare questi ragazzi dalla responsabilità di giocare solamente a calcio, perché, ripeto, sono partito da chi sa solo di calcio non sa niente di calcio, chi pratica solo calcio non sa niente di sport. Questo è un po' sostanzialmente quello che mi sento di poter dire, perché chi fa sport a 360 gradi poi dopo anche calcisticamente ha degli skills, come direbbero quelli bravi inglesi, che normalmente chi si concentra solo su questa disciplina non ha. Con Silvio Broli precedentemente affrontavamo il discorso dell'aumento dei camp, ma le rivolgo una domanda provocatoria per certi aspetti: ma se di aumento si parla a livello di camp, allo stesso passo esistono oggigiorno anche sempre di più istruttori qualificati o c'è molta improvvisazione in quanto a materia calcistica e non solo? Guarda, innanzitutto parto sempre da questo ambiente, dal fatto che arrivano i genitori, salutano i ragazzi, non senti un genitore dare un consiglio tecnico ai ragazzi, perché ci sono delle persone che sono preposte a farlo. Quindi già questo è un buon passo per perimetrare i genitori né davanti, che è la cosa più tragica, né a fianco dei ragazzi, ma semplicemente dietro come spettatori. E poi per quanto riguarda gli istruttori dovremmo parlarne veramente all'infinito. Qui
c'è un esempio magari di persone che hanno una professionalità nel calcio che però scelgono di venire a fare un camp per ragazzini, quindi bisogna sicuramente recuperare questa situazione scevra da interessi meramente economici. Poi forse andrebbero più gratificate persone che hanno questa passione rispetto a, a magari allenatori che allenano degli uomini, quindi fatti finiti, perché qua c'è veramente da poter crescere generazioni nuove. E in ultimo ti direi che ci sono troppi direttori in Italia, troppe persone che vengono chiamate direttori senza avere una qualifica, ma semplicemente perché sono nell'ambiente calcistico da tanto tempo e hanno l'arte di maneggiare bene alcune situazioni senza però avere l'esperienza o forse nemmeno la, direi l'intelligenza di potersi rimettere in gioco, perché tutto quello che nel calcio è cristallizzato è una sicurezza, è una certezza e dà risultati, quindi tornare indietro, rimettersi un po' come ti dicevo in discussione, secondo me non fa parte della volontà appunto di rimettersi in gioco, e questo è un grosso limite. Microfono a portata di mano, il saluto di Paolo Ghisoni agli ideatori di questo camp. Sì, un saluto da parte della Giovane Italia, chiaramente Milena e Gianluca sono gli asset trainanti, lo fanno con grande genuinità, è quella virtù che a noi della Giovane Italia piace moltissimo, innanzitutto il gioco di squadra, non ci sono individualismi e poi soprattutto la cosa più importante è mantenere sempre questa genuinità indipendentemente dai numeri, cioè non conta avere tanti ragazzi, ci auguriamo naturalmente di poterli avere in futuro perché significa che il messaggio è passato, ma in realtà, come dicevo all'inizio, meglio la qualità che la quantità. E della serie dietro le quinte, Chuck si gira. Puoi tornare indietro? Si può? Cosa vogliono questi qua? Modric è un simulatore, eh? Cioè, dopo 30 secondi palla a terra è partito subito. Male, male, male. Togliamogli la faccia da capitano, non se la merita. Dica, basta, parlato troppo, tutte parole sacrosante. Questo guarda, questo char, cioè, cosa vuoi? Niente. Bravissimo, questa è la risposta migliore che potevi dare. Un amico particolare ha caratterizzato anche la 7 giorni vissuta dai ragazzi di Mondo Sport Camp. Certo, questo è stato la nostra mascotte, i bambini si sono divertiti un sacco con lui e lui si è divertito con i bambini e quindi è stata una cosa in più. Come lo chiamiamo questo cane? Si chiama Bolt, ma c'è qualcuno che lo chiama Voltaire, ma va bene così. Ciao! Infine, scegliamo la cartolina finale di questo servizio. Paolo Ghisoni ha parlato di idee, valori, di qualifiche. Silvio Broli ha pronunciato più di una volta la parola professionalità. Milena invece ci ha messo sorriso e cuore. Gianluca dietro le quinte saggezza e idee. Gli istruttori, oltre alla qualifica, la propria mano e professionalità, trasmettendo ai loro ragazzi i veri valori dello sport. Per cui la scelta ricade su questo fotogramma. Un atleta viene steso a terra e l'avversario si avvicina a lui per scusarsi, aiutandolo a rialzarsi. Il calcio non deve essere solo l'obiettivo finale, il fatto di arrivo ai massimi livelli, ma semplicemente uno dei tanti sport che contribuisce al divertimento e all'educazione e alla crescita del ragazzo, che poi diverrà uomo. La vera Giovane Italia passa soprattutto da queste regole. I genitori possono a questo punto esserne fieri.